come dicevo, cambiamo argomento, saltiamo un pochino a giocare con la ricorsione. Io voglio provare a fare insieme a voi questo esercizio, che è un giochino. Adesso questo è scritto, pubblicato come quizzino matematico, però noi non lo vogliamo risolvere dal punto di vista matematico, lo risolviamo dal punto di vista informatico, modificando un pochino la nostra misura. Il testo dice: avete davanti a voi una scacchiera 5x5, poi decidiamo se ci costa poco generalizzarlo a n per n. Dovete riempire tutte le caselle con uno dei numeri, 0, 1 o 2, in modo che due caselle adiacenti, per un lato, non per un angolo, quindi ogni casella avrà al massimo 4 caselle adiacenti, sopra, sotto, in basso, sinistra, sopra, sotto, sinistra, destra, pardon. E le diagonali no, non le guardiamo, in modo che due caselle adiacenti abbiano valori che differiscano esattamente di 1. E quello sotto è un esempio di una possibile soluzione. Vedete che questa casella 2 ha 4 caselle adiacenti, in questo caso non è una soluzione perché il 2 ha vicino un 0 e quindi differisce di 2, non di 1. L'1, questo sì, ha vicino uno 0, un 2, un 2, uno 0, quindi differiscono esattamente di 1. Allora, noi dobbiamo trovare una disposizione di 0, 1 e 2 sulla scacchiera, facendo in modo che valga quella regola. Ogni coppia di caselle adiacenti 0, 1, 1, 2, 2, 1, sono sbagliate queste, abbia una differenza esattamente pari a 1. Quindi ciò che non deve esserci è questo 2, 0. Non so perché l'abbiamo messo nella soluzione. Allora, in realtà il quiz matematico dice in quanti modi diversi ciò si può fare. Ma noi facciamo un programma che sappia trovare soluzioni, poi una volta che abbiamo un programma che sa trovare soluzioni, le facciamo trovare tutte e scopriamo quante sono. Allora, dal punto di vista della ricorsione, questo come lo possiamo immaginare? È un problema in cui possiamo pensare che qui ci inganna perché c'è una scacchiera già piena. Ma pensate alla vuota. Noi possiamo immaginare una scacchiera vuota e mi pongo una domanda per volta. La prima domanda che mi pongo è: che cosa metto nella prima casella? Ci va un 0, un 1 o un 2? La prima casella intendo quella in alto a sinistra. La risposta che si dà un algoritmo ricorsivo è: non lo so se ci vuole un 0 o un 2. Provo a mettere 0 e vedo cosa succede, poi provo a mettere 1 e vedo cosa succede, poi provo a mettere 2 e vedo cosa succede. E cosa vuol dire vedo cosa succede? Vedo cosa succede vuol dire prendere la stessa cacchiera, la stessa griglia, in cui ho provato a mettere 0, e quindi sarà una griglia che è tutta vuota tranne uno 0 in alto a sinistra, e di farmi la stessa domanda: cosa metto nella prima casella? So che adesso la prima casella non è più quella in alto a sinistra, ma quella a fianco, prima libera. E a questo punto mi chiedo: che cosa posso mettere in quella casella? Attenzione che non potrò più mettere un 2 né uno 0, potrò mettere solamente un 1, perché io so già che ci sono alcune caselle vicino. Io ho uno 0 a fianco dello 0, cosa posso mettere? Se la regola deve valere che le due caselle adiacenti possono differire al massimo di un'unità, potrò mettere solamente un 1. Non uno 0 perché sarebbero uguali, non un 2 perché avrebbero una differenza di 2. Allora a quel punto
è facile, no? Per la ricorsione dire ok, io qua ci metto per forza un 1, perché dall'altra ci avevamo messo un 0. In realtà che quello 0 lì sia giusto non lo sa nessuno, lo sapremo solo se riusciremo a arrivare in fondo. E quindi posso dire vabbè, io ci metto 1, poi vediamo cosa succede. Poi vediamo cosa succede significa rifarsi la stessa domanda, avere una griglia in cui c'è 0, 1 e vuoto, e chiedersi qua che cosa posso mettere nella prossima casella libera. Allora, se a fianco c'è un 1 posso mettere o 0 o 2. E allora qua bisogna fare un discorso di provo a mettere 0 e vediamo cosa succede. Provo a mettere 2 e vediamo cosa succede. 1 non lo provo a mettere perché è vietato per la regola. E vado avanti così. Se per caso mi trovo in una casella, ho solo due modi di fermare questo ragionamento. O mi trovo in una casella in cui non ho scelte possibili, perché lo 0 non va bene perché a fianco c'è un 2, l'1 non va bene perché no, a fianco c'è un altro 1, e il 2 anche, perché c'è già un altro 2 a fianco, e non so più cosa mettere, mi fermo. E allora vuol dire che non posso più proseguire perché non c'è nulla che sia valido da mettere in quella casella, e quindi qualcuna delle scelte precedenti è sbagliata. Vabbè, abbandoniamo, lasciamo perdere. Tanto tutti quelli precedenti hanno detto provo a far così poi vedo. Ecco, ti ho fatto vedere che così non va. Provane un'altra. Quindi uno, un modo di fermarsi è non so come proseguire perché non so cosa mettere in una determinata casella. Il secondo modo per fermarsi è essere arrivato in fondo, aver trovato un valore giusto per l'ultima casella. Allora vuol dire che ho risolto lo quiz. Quindi ad ogni livello io mi devo chiedere se riesco ad, se sono arrivato in fondo, allora ho vinto. Se non sono arrivato in fondo mi chiedo se riesco ad andare avanti. Andare avanti significa riuscire a trovare i possibili numeri da inserire in questa casella. Quindi ad ogni livello io considero una casella in più. Sembra complicato, ma non lo è. Devo solo sforzarmi di vederlo un passo per volta. E il meccanismo della ricorsione mi facilita nel tener traccia di tutte le strade, le possibilità che ho già provato o che ho cominciato a provare, e poi se non va bene torno indietro e ne cambio un'altra. Altrimenti in qualunque altro modo questo algoritmo non saprei proprio da che parte partire. Allora, a livello di codice, questo come lo affrontiamo? Allora, io innanzitutto cercherei di farlo parametrico, nel senso che partiamo magari con una scacchiera 2x2, poi 3x3 e vediamo se riusciamo a risolverlo, anche perché non siamo neanche sicuri che sia risolubile questo problema. Magari per qualche motivo non è risolubile. Allora, magari che vediamo se sulla 2x2 riusciamo a trovare una soluzione. Con 2x2 io posso mettere 1, 1, 2, 0, funziona così. Poi portiamo n uguale a 3 e vediamo se il programma lo trova. Io non so se a voi a mano siete riusciti a trovare sulla 3x3, io non ci ho provato, quindi non lo so se è risolubile o no.
Allora, proviamo a scrivere un progetto, dimentichiamo un attimo l'interfaccia grafica, i database, eccetera, facciamo un progetto Java semplice, questo come si chiama? Scacchiera. 012, lo chiamo scacchiera 012 perché scacchiera è talmente generico che... Allora, noi dobbiamo, adesso noi interazione dal ragionamento abbiamo provato a fare sul disegno, dobbiamo passare dal disegno a una struttura dati. La struttura dati che ci permette di dire come è composta la scacchiera di un determinato momento. Quindi quali caselle sono piene, quali sono vuote e quali sono piene che valore hanno. Perché ogni casella può essere vuota, contenere 0, contenere 1, contenere 2. E poi questo futuro dato ci deve dire, date una casella, quali sono i valori che hanno le celle, le caselle adiacenti. Ok? Quindi, come primo punto di partenza potremmo iniziare a costruire una classe che mi gestisca la scacchiera, che non sappia ancora niente di rilossione, non è che niente del problema da risolvere, ma mi gestisce la scacchiera di una dimensione n. Quindi io parto dalla prima classe che chiamo scacchiera. Questa scacchiera avrà come sua caratteristica principale la dimensione, chiamiamola n, e poi devo avere una struttura dati in cui memorizzo le caselle. Allora, che struttura dati possiamo usare? Possiamo usare un array bidimensionale, possiamo usare una lista di liste, quindi un array list di array list, possiamo anche usare una mappa. Una mappa che, date le coordinate, tipo 2, 3, di una colonna, ha come valore o null, non c'è niente, oppure il valore intero. L'importante è che sia una struttura dati incapsulata qua dentro, quindi ci penso alla scacchiera a pensare che cos'è, potrebbe anche essere un'unica lista, cioè noi la vediamo bidimensionale, ma a livello di struttura dati possiamo anche pensare di avere una unica lista di 25 elementi, sappiamo che i primi 5 sono la prima riga, i secondi 5 sono la seconda riga, è chiaro che quando vado a prendere la casella sopra e la casella sotto dovrò sommare 5 e sottrarre 5, anziché muovermi su due indici, mi muovo su un indice solo, dove più o meno 1 significa la casella a fianco e più o meno 5 significa la casella sopra e sotto. È un altro modo. I modi sono i più diversi. Io magari prendo una strada che forse un pochino più complicata all'inizio, ma è più generica perché si applica a più casi, quello della mappa. Quindi io faccio una mappa di caselle. Che, data una posizione, adesso poso un oggetto che devo creare, che conterà x, y, riga colonna, mi dice qual è il contenuto. Questa struttura, cioè usare una mappa di questo genere, mi permette di lavorare con scacchiere di dimensioni variabili, esagonali, storte, come volete. L'importante è che poi l'oggetto poso sappia quali sono le posizioni valide. Quindi mi serve anche un oggetto pose, che è la posizione sulla scacchiera, che avrà due coordinate
riga, colonna. Scrivo col perché colonna è lungo. E poi avrà i suoi soliti metodi. Costruttore, qui passo la riga alla colonna. Dove è andato? Getter setter di tutti i campi. E il criterio di uguaglianza, quando è che due caselle sono uguali? Quando hanno la stessa riga e la stessa colonna. Quindi dentro Xcode Equals in questo caso devo coinvolgere entrambi i campi. Poi vediamo se serviranno altri metodi, per ora questi sono quelli minimali. Quindi questa scacchiera mappa una determinata posizione su, cioè, sul valore che è memorizzato lì dentro. E quindi che cosa posso fare sulla scacchiera? Posso chiedermi data una casella, quali sono i valori memorizzati nelle caselle vicine? Ad esempio. Oppure posso chiedere aggiungi, diciamo le due, allora, partiamo dal costruttore. Costruire una scacchiera vuota cosa vuol dire? Vuol dire passarti il valore di n. Quando mi dico costruisco una nuova scacchiera con n celle, n uguale 2, è il programma parte. Dopodiché crea la mappa, ad esempio un hash map tipo integer vuota. Quindi in questo caso crea la scacchiera vuota. Di lato n. La mappa che non contiene nulla, quindi su tutte le caselle se gli chiederò cosa c'è dentro quella casella, non mi dice nulla. Come faccio a chiederglielo che questo campo è privato? Beh, ci devo mettere dei metodi. Map. Ci devo mettere dei metodi per interrogare e scrivere questa scacchiera. Quindi potrò avere un metodo pubblico get che a cui passo una posizione e mi restituisce un intero. Cioè dimmi cosa c'è la posizione P, che sarà semplicemente caselle.get di P, non è int, scusate, ma integer. Se cercassi di istituire un int quando nella casella non c'è nulla mi darebbe un'eccezione, perché sarebbe nulla e cerca di convertire nulla in intero e non ci riesce. Invece se non c'è nulla voglio che mi ritorni nulla. Quindi il tipo di ritorno qua deve essere integer, come giustamente è nella mappa. E poi posso avere un altro metodo, ad esempio set in una certa posizione di un intero. Questo metodo deve impostare un valore in una casella dove però sappiamo che la casella è vuota. E se è una casella vuota ci posso scrivere qualcosa sopra. Quindi se caselle.get di P è null, allora
caselle.set, caselle.put p, i. Altrimenti throw, lanciamo un'eccezione, se non deve mai succedere che gli cerchi di scrivere un valore in una casella che c'è già, se no vuol dire che il mio algoritmo sta facendo qualcosa di sbagliato. Allora, lanciamo un'eccezione, mi sembra che ci sia una che si chiama invalid, argument. Vabbè, fatemi, ne generiamo una generica. Dicendo, il messaggio d'errore che diamo è casella già occupata. Poi mi servirà un metodo per vuotare la casella. Una certa posizione. Allora in questo caso devo vedere che la casella sia effettivamente piena, quindi se la casella è piena, contiene qualche oggetto, lo cancello. Put p null. Altrimenti lancio un'eccezione tipo casella è già vuota e non dovrebbe essere. Cioè, mi costruisco dei metodi che mi rendono più facile lavorare sulla scacchiera e poi verranno usati questi presumibilmente dall'algoritmo ricorsivo. Finora stiamo solamente preparando una struttura dati che mi dica a che punto sono con la ricerca. Poi mi sarebbe utile sapere quali sono le posizioni valide sulla scacchiera. Partiamo da 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Allora, mi costruiamo una lista che contiene tutte le pose valide in ordine. Allora, questa la potremmo costruire anche subito, nel costruttore. Non popolo la lista, ma mi costruisco già gli oggetti pose che userò. Quindi posso avere una lista di pose che chiamo posizioni. E quindi definiamo le posizioni valide. Riga uguale, aspetta, prima devo finire la lista, posizioni uguale new array list di pose, o riga uguale 1, riga minore uguale int, riga minore uguale n, riga più più, for colonna uguale 1, colonna minore uguale n,
colonna più più. Posizioni, punto add, new posizione, riga, colonna. Quindi sto inserendo tutte le coppie, tutte le pose che hanno come coordinate le coppie di numeri tra 1 e 5, come riga e come colonna. Perché lo faccio? Perché così ho tutte le posizioni in un'unica lista, quindi diventa molto più facile quando faccio un ciclo più avanti dire tutte le posizioni, o questa è una posizione valida oppure no. E beh, è valida se è evidente, non è valida se non è evidente, punto, non c'è dentro. Predefinisco i nomi alle singole cellule e mi evita di dover fare un doppio ciclo per riga, per colonna, ovunque. Tra l'altro, se io volessi fare una griglia di forme più strane, con un buco in mezzo di tipo ottagonale, ma che significhi la generazione delle posizioni valide. No? Ad esempio, mi è facilissimo capire se una posizione è valida. Posizione valida se è contenuta nelle posizioni. No? Se mai dovessimo trovare. Poi se è valida può essere vuota o non vuota, ma se è valida vuol dire che è dentro la spacchiera. E così via, no? Sto cercando di astrarre un pochino per non lavorare con righe e colonne, ma per lavorare con concetti come sono la scacchiera di posizione. Ok, finora non c'è nulla qua dentro che conosca il nostro problema. Questo lo possiamo usare per giocare a scacchi, volete, sono solo dell'integer a dama, sì. 1 e 2 potrebbero essere pedine bianche e pedine nere. Allora, cominciamo adesso a occuparci, poi magari ci serviranno altri metodi, li implementiamo. Occuparci dell'algoritmo di ricerca. Ok? Allora, faccio una classe che chiamo ricerca. Un'applicazione vera, questa classe, sarà o c'è la classe che fa la ricerca, o è il modello, o è una classe richiamata dal modello, perché è quella comunque dentro il model, no? Perché è quello che contiene la logica. Allora, cosa vogliamo da questo argomento? Gli passi che vogliamo passare la dimensione scacchiera e lui ci deve dire quante soluzioni ha. Poi magari ce la stampa anche, per essere sicuri che abbiamo fatto la cosa giusta. Quindi noi vogliamo un metodo, sembra facile di scriverlo così, int conta soluzioni, int lato. Ti do il lato 2 e mi dici quante soluzioni hai trovato. Ti do il lato 3 e mi dici quante soluzioni hai trovato. Questo è il punto di livello di accesso più alto a questo programma. Per farlo cosa devo fare? Devo crearmi una scacchiera e lanciare un algoritmo di ricerca che le provi tutte. E poi magari tenere il conto di quante soluzioni ho trovato. Quindi innanzitutto devo crearmi una scacchiera. SC. Di lato a lato. E so già che lui così me la crea vuota. Il conteggio delle soluzioni è 0,
e conteggio di soluzioni, fatemelo mettere qua questa variabile e non dentro il metodo, perché vedremo che poi dovrà essere aggiornata dalla procedura ricorsiva. Quando trova una soluzione incrementa quella variabile. E poi adesso c'è solo più lavoro da fare. Lavoro da fare, che abbiamo detto, impostiamo in modo ricorsivo. Quindi abbiamo, qual è la fase revisionale? Vedo cosa succede adesso in poi. Da adesso in poi vuol dire che ho uno stato attuale della scacchiera, FC, adesso è vuota. Ho una serie di caselle, di pose, di posizioni che sono già occupate, una serie di caselle che sono ancora libere. Allora io devo sapere quali parti già occupate e quali parti ancora libere. Quante caselle ho già riempito e quante caselle sono ancora libere. Quindi mi serve una variabile che parte da 0 e mi dice quanta parte di scacchiere ho già fatto. Chiamiamolo fatto, visto che mi è venuto così. Quante caselle sono già, quante posizioni sono già riempite. Quindi vuol dire che se fatto uguale 0. Quindi se fatto uguale 0 vuol dire che non c'è nessuna casella pronta e tutte le caselle dalla 0 in avanti sono ancora da fare. Se fatto vale 7 vuol dire che le caselle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono già fatte e devo fare la 7 e tutte quelle dopo. Siamo? La prima volta devo preparare la prima casella. Quante caselle ci sono? Non lo so. Chi è che lo sa quante caselle ci sono? La scacchiera. Quindi magari facciamocelo dire. Qual è la dimensione della scacchiera? In termini di numero di caselle? Posizioni, punto size. E già che ci siamo, visto che sicuramente dovremo iterare sulle posizioni, facciamo anche un metodo che mi restituisca le posizioni. L'intera lista. Quindi quante posizioni sono riempite da 0 a scacchiere.size meno 1. Adesso devo chiamare la procedura ricorsiva. E di che informazione ha bisogno la procedura ricorsiva? Ha bisogno di avere una copia della tabella così com'è e la posizione a cui sono arrivato. Se vi do una scacchiera riempita a metà, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 2, facciamo finta che sia giusta, non ci interessa. Vi do questa e vi dico, siamo arrivati qua, questa casella è quella da riempire, a voi basta, perché sapete cosa fare. Provate a mettere 0, provate a mettere 1, provate a mettere 2, e dopo che avete provato a metterlo, passate la palla al livello ricorsivo sottostante, cioè adesso tu ti occupi di quest'altra scacchiera che è questo elemento in più, partendo da qui. Quindi non mi serve molta informazione. E per lanciare la ricorsione mi serve dire guarda se ti do la scacchiera vuota. Quindi lanciamo una, chiamiamo una procedura che chiamiamo
non voglio chiamarla ricorsiva perché è banale, cerca, a cui ti passo una copia della scacchiera e quanto è già stato fatto. E la procedura, il metodo cerca, metodo privato perché è roba mia, cosa deve fare? Quindi il metodo cerca riceve una copia della scacchiera, anzi la scacchiera, e la posizione da cui deve lavorare. Allora lui cerca di mettere 0, poi 1, poi 2 in quella posizione. Quindi prima di tutto si chiede sono così fortunato che mi hanno già dato una scacchiera risolta? E io non so cosa fare, ma ho dato una cosa risolta, mi hanno detto questo c'è un po' di scacchiera e tu devi partire dalla casella 0, 1, 2, 3, dalla casella 4. Se mi danno dalla casella 4 io sono a posto perché la casella 4 non esiste più, la scacchiera è fatta. Quindi, grande, ho vinto. Quindi se per caso la parte quante caselle sono già state fatte coincide con la dimensione della scacchiera, il problema è risolto. Ho trovato la soluzione, posso stamparlo. Trovate una soluzione e poi ovviamente soprattutto devo implementare conta, perché alla fine mi interessa sapere quante soluzioni ho trovato, no? Queste sono, se fossi così fortunato che mi venga affidato un problema già risolto, altrimenti se così non è il problema è da risolvere. Allora, come risolvere? Io quale casella devo usare? In quale casella devo posizionare il valore? E io devo la posizione in cui devo provare, io adesso ho solamente il numero della posizione, la posso ottenere facilmente facendomela dare alla scacchiera. Ad esempio, getPosizioni.get di fatto. No, get posizioni è la lista con tutte le posizioni possibili. La prima volta fatto uguale 0 mi dà la prima posizione, la seconda volta fatto uguale 1 mi dà la seconda posizione. Quindi ho la posta che so. Quindi questa posizione sarà libera e devo provare a metterci dentro 0, provo a metterci 1, provo a metterci 2. O meglio, prima devo capire quali sono i valori possibili che ha senso provare. Però a livello di pseudocodice io scriverei scacchiera punto set nella posizione P mettici 0, poi vai avanti, delega a qualcun altro riempire la parte successiva. Quindi cerca, sempre su questa scacchiera, dalla posizione fatto più 1. E poi quello 0 che ci hai messo toglilo. Poi questa stessa cosa, rifarla con 1. Poi questa stessa cosa
rifalla con 2. Adesso non facciamo nessun controllo sul fatto che gli agenti devono fare il favore. Questa voce qua genera tutte le scacchiere, le stime immaginarie fatte di 0 e 1. Tutte. Quindi in una casella P, che è quella che devo, di cui mi devo occupare io, ci metto 0 e poi ricorsivamente dico a qualcun altro, adesso tu pensaci da fare avanti, richiamo più da certo, sulla stessa scacchiera, con fatto più 1, cioè addirittura adesso occupati della casella dopo, perché di quella fatto mi sono già occupato io. E poi quando non torno indietro tolgo quello 0 che avevo messo. Poi provo a mettere un 1. Ricorsione, tolgo quello che ho messo. Perché sono tutte prove che faccio. Provo a mettere 0, vediamo cosa succede. Provo a mettere 0, vediamo cosa succede. E dopo che ho visto che cosa succede, tolgo ciò che ho messo in prova. Questo già funziona, mi genera tutte le caselle. Se vogliamo essere sicuri, magari qua dove troviamo una soluzione mettiamoci 2 righe per stampare. Queste sono solo stampe informative di debug, no? Per vedere cosa fa l'algoritmo. Quando ho trovato la soluzione, oltre che solo stamparmi trovata, mi stampa anche il valore della scacchiera, quindi casella per casella mi dice che cosa c'è. Allora, per provarlo mi devo fare un piccolo main di prova. In cui semplicemente R punto conta soluzioni, facciamolo di lato 2, eh? Quindi faccio un main che chiami contrasoluzioni di lato 2. Contrasoluzioni di lato 2 crea una scacchiera di lato 2. Crea una scacchiera di lato 2 e inizia la ricerca. Vediamo se funziona perché ho scritto troppo codice senza testarlo, quindi... è illeggibile perché mi manca una capo, scusate. Allora, cosa ha trovato qui? Ricordiamoci che per ora non abbiamo nessun controllo. Quindi la prima scacchiera che ha trovato è 0000. 0001, 0002, 0010, 0011, 0012, 0020, 0021. È contare in base 3 sta roba, no? Scrivete i numeri in base 3,
0120, 0121, 0122 e poi ci sarà 0200 e così via. Ci sono 81 scacchiere possibili di lato 2. Infatti 3 alla quarta fa proprio 81. 3 valori per 4 caselle possibili. Da notare che tutta sta roba qui l'abbiamo fatta con queste 3 righe. Allora, cosa mi manca ancora? Mi manca un controllo che non prova a mettere 0 se 0 non ci deve stare. Non prova a mettere 1 se 0 non ci deve stare, non prova a mettere 2 se 2 non ci deve stare. Adesso sta provando tutte, anche quelle che 0 non vede. Ok? Quindi mi manca solamente un if. If, chiamiamolo tentativo valido. Se è valido, provare a mettere dentro più uno 0, provalo. Se è valido provare a mettere dentro P un 1, provalo. Se è valido provare a mettere dentro P un 2, provalo. Quindi devo solo implementare il metodo tentativo valido, che prende la posizione, prende il valore che sto per metterci e va a vedere nella casella adiacenti. Quindi un altro metodo dentro questa classe di ricerca. Quindi io evito di fare un tentativo se so che non è valido. Se invece so che è valido, lo provo a fare. Non so se sarà quello giusto che mi porterà alla soluzione. Allora, mi serve un metodo private boolean tentativo valido che mi dice se in una certa posizione con un certo valore è valido. Ah no, scusate, mi serve ancora la scacchiera perché devo sapere cosa c'è intorno. Non mi basta la posizione in cui lo voglio mettere. Allora, fatto così, se ritorna sempre true o l'algoritmo di prima. Se c'è qualcosa che ha una differenza pari a 1, più o meno però su, va bene. Se c'è qualcosa che ha una differenza che non è pari a 1, allora non va bene. Quindi l'unico caso in cui non va bene è che trovo qualcosa e ha una differenza che non è pari a 1 in valore assoluto. Allora, provo in alto. Chiamiamola. Allora, qual è la posizione in alto rispetto alla posizione P? È quella che ha la riga meno 1. No? Allora, in alto la posizione in cui la riga è quella di P meno 1. La colonna è la stessa di P.
Questa è la posizione in alto. E mi chiedo, c'è qualcosa? Che numero c'è nell'alto? Me lo faccio dire alla scacchiera. Chiedo alla scacchiera, come c'è in funzione? Lui mi risponderà un integra o un. E se c'è uno in due casi. O quando la posa è fuori dalla scacchiera. Se io, se la riga va meno 1, perché ho già sulla prima riga, provo la posizione in alto, la posizione con la riga meno 1, non la troverà nessuna mano, ricordiamoci che questo fa una ghetta. Oppure la posizione è valida, ma in quella caso viene sul tuo corpo. Allora, se è null, io sono a posto. Se non è null, che devo andare a vedere quanto vale. Quindi se il numero che trovo nella casella in alto è diverso da null, e solo se è diverso da null vado a vedere qual è la differenza in valore assoluto rispetto a i e la trovo diversa da 1, quindi AND ABS di come era math.bs. Giusto? Sì, ABS come intero, vedi? Sì, il valore assoluto della differenza tra il numero che c'era in alto e i diverso da 1 non va bene. Cioè, cosa faccio? Vado a vedere. Cerco se c'è qualcosa nella posizione della casella in alto. Se la casella non c'è, non ho una casella. Va bene. Se la casella c'è, la posizione è valida, ma non c'è nessun numero scritto. Va bene. Se invece c'è un numero scritto, quindi numero alto diverso da numero. E la differenza tra questo numero e i è il numero che volevo inserire. Che tentavo di inserire. Se questa differenza è uguale a 1, va bene, quindi lo posso mettere. Se questa differenza è diversa da 1, valore assoluto, per esempio valore assoluto, allora non va bene. E allora, tentativo valido, no, non è tentativo valido, ritorno falso. E questo lo ripeto per le quattro direzioni, è un po' noioso. In realtà, ve lo dico sottovoce, basta guardare in alto a sinistra, per come stiamo riempiendo la tabella, a destra e in basso sempre due. Okay. Quindi guardo solo in alto a sinistra. Ma solo perché stiamo riempiendo la casella così, eh? E perché sono le 2.20. Get SX. Quindi vediamo un attimo. Posizione a sinistra è una nuova posizione con la stessa riga della P e la stessa colonna decrementata di 1. Ok. Da questa posizione prendo l'intero, il numero che sta nella posizione a sinistra, se questo numero c'è e numericamente ha una differenza diversa da 1, non va bene. In tutti gli altri casi, e gli altri casi sono quando il numero non l'ho trovato, o quando l'ho trovato e ha una differenza dello assoluto uguale a 1, va bene. Proviamo.
Allora, già il fatto che non mi abbia trovato 81 ma 8 mi rincuora. Sono da leggere così, 0110 è giusta. 0112. Ma questa è una cosa nuova. Un po' di dati diversa, 0111. 1001, 1021. E perché chi lo dice che devono essere tutti e tre i numeri? No, non l'abbiamo messo come vincolo, quindi va bene. 2110. 2112. Sì. Funziona con la scacchiera da 2. Proviamo a pomparlo. Allora, scacchiera da 3, già un po' più impegnativa, ne trova 48, prendiamo una a caso, proviamo a scriverla, perché non ci fidiamo, proviamo a vedere la soluzione che lui ha dato alla 25, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 01. Mettiamo quella da 5. Dove è andato? Che era il nostro quesito originario. Beh, 12.288. Prendiamo uno a caso. Dobbiamo disegnarla. Vabbè, facciamo così, che è meglio che non disegnarla alla lavagna. Due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, zero, uno, due, uno, zero, uno, due, a capo, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0. Quindi anche qua è giusta. Io non ho idea, questo programma adesso ovviamente con le print diventa lentissimo, perché ogni volta deve stampare sulla console ciò che trova. Un esperimento che sarebbe carino fare è andare a cronometrare semplicemente al prezzo del risultato. Provate un po' a immaginare voi quale potrebbe essere l'andamento polinomiale, esponenziale, chissà cos'è, e vedere di disegnare un po' il grafico di complessità di questo algoritmo. Il primo, quello senza controlli, era sicuramente esponenziale. No, quello che generava tutte le possibili scacchiere, perché sono 3 elevato al numero di caselle, quindi tra l'altro esponenziale non in n ma nel quadrato di n, sempre esponenziale n. Questo non lo so, perché lui non esplora tutte, non esplora 3 alla 25 scacchiere, perché in molti casi, perché dico 3 alla 25? Perché 25 sono i livelli, le posizioni fatte
e in ciascuna posizione fatta fa 3 tentativi. Il fatto è che molti di questi tentativi non vengono fatti e quindi lui si ferma prima, non le prova tutte. Quindi la complessità effettiva di questo è minore che esponenziale, forse. Quindi bisognerebbe provare con un po' di pazienza, fare qualche esperimento cronometrato e vedere. Tanto io adesso, oggi pomeriggio, vi faccio un push di questo esercizio e potete giocarci. L'ultimo secondo, solo per dirvi, per proporvi come riscaldamento un altro esercizietto che vi do già risolto, è di nuovo ricorsivo ma è molto più semplice di quello che abbiamo fatto insieme. E questo esercizio, tra l'altro l'ho già agganciato anche all'interfaccia grafica, vi chiede una lunghezza di una sequenza di numeri e stampa tutte le permutazioni possibili di quei numeri. Quindi da 4 è i numeri 1, 2, 3, 4, stampa tutti i modi diversi in cui questi 4 numeri si possono rimescolare tra di loro. Quindi la differenza rispetto a questo è che mentre qua avevamo 0, 1, 2 e si potevano ripetere tante volte, qui in realtà una volta che ho usato il 2 non lo posso più usare dopo, quindi in qualche modo devo tenerne conto. E che ne so, se ho 5 saranno 120 permutazioni dei numeri da 1 a 5. Allora, questo è un esercizio di cui la parte ricorsiva, di nuovo, sono 4 righe, anche molto più semplice perché non c'è. La complessità di questo esercizio è stata. Il tempo che ci abbiamo dedicato è stato nel costruirci la scacchiera, le posizioni, queste cose qua. Poi l'algoritmo ricorsivo vero e proprio, avendo chiaro in testa cosa fare, sono poche righe. Quindi io vi pubblico questi due esercizi. Secondo potete, cioè quello della scacchiera, potete provare a giocarci, questo delle permutazioni, direi provate a farlo magari anche senza interfaccia grafica, poi potete guardare come l'ho risolto io. Buona giornata!